This program proudly sponsored by Insegna International Languages Bookshop. Santo Iaso. A Santo Iaso abbiamo raccolto i funghi in un giorno di settembre. Eravamo in quattro, tutti presi dalla compagnia guidati da un cicerone, Rocco mio cugino, che conosceva le direzioni. Montagna della Madonna di Servigliano, protettrice dei suoi coltivatori e del coltivato. Ma che funghi paesani che quasi ci volevano abbracciarci dicendo: raccoglici, assaggia il prodotto del terreno dei tuoi antenati. Montagna di pastori, di greggi, di seminato, di acqua pura, piena di fiori ed aria fresca. Una mattinata da sogni, con tantissimi funghi e molte fotografie, il vecchio ed il nuovo uniti un'altra volta, per la felicità di tutti. La vita è passeggera, ma Santo Iaso è eterno. Ma tu cosa fai esattamente? Io sono una studentessa del liceo classico, sto per diplomarmi, sono arrivata al quinto anno e dopo il diploma sceglierò di fare medicina, però dato che qui a Potenza mancano le università andrò in Toscana, a Pisa. Quindi te ne vai anche tu da Montemor. Io e se dopo laureata trovo il lavoro lì non ritornerò più. Però verrai ogni tanto ad assaggiare il cibo della mamma. Sì. E della nonna. E della nonna. E mi dispiace questo, perché comunque sono delle menti che si sono formate qui, hanno studiato qui, ma poi alla fine vanno ad arricchire altre regioni d'Italia proprio perché qui in Lucania non c'è lavoro. Guarda, quello che hai detto proprio adesso fa pensare molto a un detto inglese dove dicono che qui c'è un brain drain, cioè una fognatura di cervelli, i cervelli che scappano via. I cervelli che scappano via, giusto. E quindi noi abbiamo bisogno, ogni regione ha bisogno dei suoi cervelli. Dei suoi cervelli, però la Basilicata non fa niente per mantenere i suoi. Non direi questo, non parliamo male della Basilicata perché è meglio rimanere ottimisti. Sì, però comunque per il fatto che appunto adesso c'è il petrolio, ci sono molti soldi per le royalties, ma i sindaci dei comuni non fanno abbastanza progetti per creare lavoro ai giovani, cosa che si potrebbe fare. Tutti questi soldi restano inutilizzati. Noi abbiamo parlato di iniziativa prima, quindi noi non c'è bisogno di parlare. Sì, però comunque, visto che l'iniziativa privata manca per il fatto che ho detto prima c'è una negatività delle persone, tutti questi soldi che ci sono non vengono comunque utilizzati. Vengono utilizzati per le strutture pubbliche, non possono essere utilizzate. No, possono essere utilizzati per ad esempio, si parla di parco della Val d'Agri, sì. Un parco naturale che dovrebbe dare lavoro a tantissime persone. Questo parco si dovrebbe andare a realizzare con i soldi del petrolio, però è un progetto di cui si parla da tanti anni, ma di cui ancora non si vedono i frutti. Quindi parlano tanto di progetti, poi alla fine parlano tanto di progetti, non vengono realizzati, non vengono realizzati. Allora facciamo una cosa, adesso abbiamo fatto questa intervista, sì. La prossima volta che ritorno, sì. Se Dio vuole, facciamo un'altra intervista e vediamo quale progetto hanno completato. Hanno completato, perché comunque realizzare il parco della Val d'Agri per le risorse naturali che noi abbiamo sarebbe stupendo. Congelare comunque il petrolio con il parco. Noi abbiamo la diga del Pertusillo, che è la seconda diga a livello europeo di grandezza, la seconda diga artificiale. Comunque un luogo che non viene valorizzato, se non due volte all'anno quando si organizzano delle feste. Però l'acqua va nelle Puglie. Però l'acqua va nelle Puglie, le Puglie soltanto da poco tempo ce la pagano. Prima andava gratis. Andava gratis, sì, voi la raccoglievate e poi andava. La raccoglievamo e loro la sfruttavano in maniera gratuita. Beh, insomma, tutto andava nella pancia dell'Italia, nella si può pancia, dire. Sì, giusto. Quindi non fa niente che non ha pagato fino adesso, pagheranno da adesso in poi. Pagheranno da adesso in poi. Maria Chiara, tu sei molto
anche un po' critica, ma spero che diventerai sempre più ottimista. Sì. E grazie dell'intervista che mi hai donato. E ti porterò in Australia con me. È stato un piacere. Tanti saluti all'Australia. Grazie Maria Chiara Chirico. Grazie. Angelina, che io ti voglio, eh.